Il tempo del racconto. Quando noi raccontiamo una storia, c'è un tempo della realtà che è un punto di riferimento sicuramente, ma quando noi mettiamo per iscritto questa storia, poi questo tempo della realtà può essere reso in modi diversi. Soprattutto poi, se accadono degli avvenimenti contemporaneamente, noi poi quando li raccontiamo non possiamo raccontarli contemporaneamente. Quindi dobbiamo decidere se raccontarne prima uno o poi l'altro. Ecco, per esempio nel racconto dei Promessi Sposi accadono contemporaneamente delle cose a Renzo a Milano e a Lucia a Monza. Ecco che il narratore decide prima di raccontarci quello che accade a Lucia a Monza, quando incontra la monaca di Monza, appunto la signora Gertrude, in monastero. E poi ci mette un po' di capitoli a raccontare questo incontro, due capitoli, e poi dopo passa a raccontarci quello che avviene a Renzo, anzi prima quello che avviene a Don Rodrigo, mentre i due sono scappati, quello che avviene a Don Rodrigo nel paesello, e poi quello che avviene a Renzo. Insomma, nel tempo del racconto la contemporaneità è impossibile, e quindi chi sta raccontando, il narratore, è obbligato a mettere in fila uno dopo l'altro gli episodi che accadono simultaneamente. Quindi ci sono anzitutto tre piani del tempo interno del racconto. Il primo piano è il tempo della storia, quindi il tempo in cui sono ambientati i fatti narrati, in cui si svolge la vicenda. Il racconto può essere inquadrato in un periodo ben determinato e quindi, per esempio, proprio nei Promessi Sposi, questo periodo è determinato in modo molto molto preciso, con delle date, e si dice che Don Abbondio faceva la sua passeggiata il giorno martedì 7 novembre del 1628, quando incontrò i bravi. In certi altri casi invece si è un po' più vaghi, no? Però ecco, si può collocare, no? In un tempo ben preciso il racconto. Questo periodo può essere contemporaneo alla vita dell'autore, quando noi abbiamo dei romanzi o dei racconti di attualità. Quindi che riguardano, ad esempio, noi abbiamo letto Le voci intorno e anche Cerco lavoro, che sono due racconti ambientati in un tempo contemporaneo alla vita dell'autore. Invece, quando si racconta di un periodo storico che non è contemporaneo alla vita dell'autore, allora lì quello sarà un romanzo storico. Si tratta di un romanzo storico quando, ad esempio, l'autore, per descrivere l'ambientazione storica, deve fare riferimento anche a documenti, perché non è un periodo storico che lui ha vissuto in prima persona. A volte la narrazione invece è collocata addirittura in un tempo imprecisato. Pensate, per esempio, alle narrazioni fantascientifiche. Anche se in certe narrazioni fantascientifiche si dice con precisione in quale anno sono ambientate, oppure narrazioni fantastiche, leggendarie o mitologiche. C'era una volta, tantissimi anni fa, eccetera, eccetera. Poi c'è il tempo della scrittura, in cui colui che narra la storia, il narratore, è collocato in un momento definito che può coincidere con quello della vicenda, ma può anche discostarsi. Ad esempio, in certe narrazioni il narratore ricorda quello che gli è avvenuto tanti anni prima, quando era giovane. E poi c'è il tempo della lettura, quindi il tempo in cui appunto il lettore legge l'opera. Quando questo lettore è un destinatario interno al racconto, parleremo di narratario, cioè di una persona che compare proprio nel racconto perché il narratore esplicitamente si rivolge a questo narratario. E poi abbiamo invece la distanza tra piani temporali. È possibile calcolare appunto la distanza tra periodi diversi, appunto quando per esempio uno di 70-80 anni racconta un episodio della sua infanzia. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio,
all'indirizzo www.gaudio.org/news.